Siamo. Buonasera a tutti, scusate perché siamo un pochino in ritardo, quindi cercherò di essere breve e di non portare via molto tempo al nostro relatore. Do il benvenuto al professore Muzzi e al giornalista Bruno Profazio. Benvenuti a questo nuovo incontro del ciclo Un'industria come incontra. Quindi, il nostro ospite è il dottor Giuseppe Remuzzi, medico e presidente della Società Internazionale di Nefrologia. Nato a Bergamo, laureato a Pavia, mi ha pregato di non dire molte cose e non portargli via tempo. Quindi io approfitto e passo subito la parola in modo che recuperiamo un po' del tempo. Grazie, professore. Questo apprezzo perché gli industriali sono concreti. Questa è una cosa molto importante. C'è un microfono? Grazie. Ah, posso fare con questo? Quel muratore di 30 anni che si è fatto visitare da te l'altro giorno in altri tempi sarebbe morto per la sua polmonite. E quello scoraletto che ha incontrato in clinica pediatrica solo pochi anni fa non avrebbe avuto scampo alla leucemia. Invece sono guariti e hanno di fronte una vita piena e lunga. Avere un rene o un cuore nuovo è come risuscitare sin dal giorno successivo al trapianto. Una minuscola lente artificiale restituisce la vista completamente annebbiata. Una protesi d'anca fa camminare chi sarebbe stato confinato sulla sedia a rotelle, come nei miracoli di una volta, ma è nella routine di tutti i giorni. La medicina è cambiata di più negli ultimi anni che nei precedenti 2000 e i cambiamenti forti sono avvenuti in questi 50 anni qua, dal 32 all'83. Poi abbiamo scoperto un sacco di cose, ma di cambiamenti veramente importanti ce ne sono stati molto meno. Vi dico perché, pensiate, il primo sulfamidico, prima si moriva di infezioni. La prima volta che viene usato un anestetico nel 34, vuol dire che prima era impossibile fare la chirurgia, immaginate come si possa fare una chirurgia senza anestetico. Nel 50 si è scoperto che il fumo provoca il cancro, Watson e Crick, che è quello poi di cui parleremo oggi, hanno scoperto la struttura del DNA nel 53, il primo trapianto, i primi vaccini, il primo tentativo di dialisi, i primi interventi a cuore aperto. Il primo farmaco anticancro è stato scoperto a Milano, alla Farmitalia Carlo Erba, dal dottor Arcamone, nel 69, quando l'Italia aveva un'industria farmaceutica, adesso non c'è quasi più. Nell'83 è stato isolato il virus dell'HIV. Il dottor Watson, che era un ragazzino come vedete, e Francis Crick hanno trovato la struttura del DNA e l'hanno pubblicato su Nature il 25 aprile del 53. E la pubblicazione su Nature è una pagina di due colonne. È per dire che quando uno trova una cosa importante non ha bisogno di tante pagine. Oltre alla pagina di Watson e Crick, quel numero di Nature ha pubblicato due lavori sul DNA. Gli altri, Wilkins, Stroke, Wilson, Jocelyn Franklin e Gosling ci hanno messo i dati. Watson e Crick, fantasia, audacia, fortuna e forti appoggi di qua e di là dell'oceano. La scienza funziona anche così. E il 26 giugno del 2000 Craig Venter e Francis Collin erano alla Casa Bianca con Clinton ad annunciare: la scienza del genoma cambierà la nostra vita e ancora di più la vita dei nostri figli. Avevano decodificato tutto il DNA. Sapremo prevedere, diagnosticare e trattare la maggior parte delle malattie dell'uomo. Trionfalismo forse. Difficile sottrarsi in un'occasione così anche per una persona colta e accorta come Bill Clinton. Francis Collins, che l'avete visto insieme a Venter, è stato uno di quelli che hanno contribuito a decodificare il genoma, adesso dirige l'NIH, l'Istituto per la Salute degli Stati Uniti,
E prima era capo dell'Istituto per la ricerca sul genoma umano, che ha contribuito in modo determinante, come avete visto, a chiarire i misteri del DNA. E un giorno Collins decide che è venuto il momento di far analizzare il suo DNA. Ne parla con le figlie, si potrebbe scoprire qualcosa che riguarda anche loro, e insieme concludono che ne vale la pena. Collins era curioso di sapere di che cosa si sarebbe eventualmente ammalato un giorno, anche se grandi preoccupazioni non ce ne dovevano essere, visto che sua madre e suo padre erano morti tutti e due a 98 anni. E poi voleva capire come funzionano le compagnie, ce n'è almeno una decina, che analizzano tutto il DNA e ti dicono che malattie potresti avere e persino di cosa morirai. Detto fatto, fa avere un campione di sangue a tre diverse compagnie, quelle più affidabili, ma senza usare il suo nome, perché vuole essere trattato come tutti gli altri. Il costo per analisi del DNA è molto diverso. 23andMe chiede quasi $400, Decode più o meno $1,000 e Navigenix $2,499. I risultati arrivano via web. Quando Collins guarda i risultati e li confronta tra loro, scopre che le tre compagnie hanno lavorato bene e che nei risultati non ci sono grandi differenze fra l'una e l'altra. Dall'analisi del DNA viene fuori che per le malattie più comuni Francis Collins rischia meno della maggior parte di noi, ma rischia un po' di più di avere diabete e degenerazione maculare, una causa abbastanza comune di cecità di cui aveva già sofferto un suo zio in età avanzata. Si tratta di previsioni che indicano gradi di probabilità che non tengono conto della storia personale di Collins e tantomeno di quella della sua famiglia. Poco tempo fa, questo dottore, che si chiama George Church, che si occupa di genetica, pubblica questo lavoro, una visione personale, sulla rivista Nature, che è una delle riviste più importanti, si pubblica in Inghilterra, è una delle riviste di scienza più importanti che ci siano. E lui si chiede perché sono ancora così pochi i medici che si fanno analizzare il DNA. George Church è professore di genetica a Harvard, una delle università più importanti degli Stati Uniti, e se lo chiede in quell'editoriale di Nature che avete visto prima. Non solo, ma dice, dovremmo fare molto di più per educare il pubblico ai benefici che se ne potrebbero avere. Ed è quello che sto provando a fare con voi io stasera. Nonostante noi siamo tentati di restringere lo studio del genoma a quelli che hanno un rischio genetico familiare, in realtà siamo tutti a rischio, dice Church. Anche la possibilità di trovare un marcatore di una malattia che potrebbe essere curata, per esempio il cancro o una malattia del cuore, dovrebbe essere per la maggior parte di voi sufficiente per farsi analizzare il proprio genoma. Questo è quello che pensa Church. È importante anche per avere una conversazione con il pubblico, e noi condividiamo di più della nostra genetica mentre sviluppiamo i progressi nella precisione della medicina. I ricercatori e il pubblico dovrebbero avere un'idea chiara su quello che si può fare veramente con questi test e su quali sono i vantaggi. E se cominciassi col farlo io, mi chiedo, e se poi scopro che potrei ammalarmi di Alzheimer o di Parkinson o di certi tumori, cosa faccio? Comunque, meglio sapere, penso tra me e me, o forse no. Ne parlo in famiglia, mia moglie è un po' preoccupata, mi dice sapere di cosa morirai potrebbe cambiare la nostra vita, i figli no, uno mi dice sempre meglio sapere, per te e un po' anche per me. Un altro, che bello, lo farei anch'io se fosse possibile. Un'altra, papà, se pensi di volerlo fare va bene, ma se ci fossero cattive notizie non le voglio sapere. Ma davvero è così semplice farsi analizzare il DNA da noi? E quanto costa? E una volta fatto il test, chi lo interpreta? Perché il problema non è soltanto quello di farsi analizzare il DNA, ma chi lo interpreta? E in Italia è tutto più complicato. Per cominciare, l'analisi del DNA si può fare solo se c'è un dottore che certifichi che c'è una ragione per farlo. Nessuno di voi lo può fare così. Deve andare da un dottore e il dottore deve dire che c'è una ragione per farlo. Allora, io provo a fare quello che avrebbe potuto fare o che potrebbe voler fare chiunque di voi. Vado dal mio medico di famiglia e gli dico voglio farmi analizzare il DNA. E lui mi risponde, non so, non saprei, non mi è mai successo che qualcuno volesse farsi analizzare il DNA. Allora parlo con altri tre medici di base, scegliendoli tra quelli che mi sembrano più bravi, ma nessuno ha nessuna idea di quello che si dovrebbe fare. Così faccio da solo. Quindi la risposta alla prima domanda è
Se qualcuno di voi vorreste farsi analizzare il suo DNA in Italia, non riuscite. Proprio al primo colpo, perché andate da un medico il quale non ha idea. Se mai venite da me vi spiego il trucco per come fare. Allora faccio da solo. Di solito si analizzano solo certe regioni del DNA per sapere che rischio c'è di incorrere in una malattia che si è già manifestata in famiglia. Questo è quello che si fa di solito. Un'altra possibilità è quella di farsi sequenziare l'intero genoma, cioè l'insieme di tutti i geni che ci sono nel DNA di tutte le nostre cellule. Scelgo questa seconda fase e mi rivolgo a Personal Genomics a Verona. E la ragione per questo è che lavoro con una persona che lavora nelle malattie rare, noi ci occupiamo di malattie rare, lavoro con una persona che sta a Verona e fa questo lavoro per le malattie rare e gli chiedo di analizzare il mio DNA. Faccio il prelievo il 3 aprile, il giorno del mio compleanno, nel mio ospedale, il DNA lo estraggono i miei colleghi del Mario Negri, poi il mio DNA va a Verona, a Personal Genomics, e a metà maggio il sequenziamento è completo. Adesso si tratta di interpretare i risultati. A Verona lo fanno in collaborazione con un'azienda americana, CNOM, e fanno anche di più, confrontano tra loro i dati con le piattaforme, i genetisti dicono così, di due compagnie. Una che si trova a Lovanio in Belgio, si chiama Gentle, e Genofen che si trova in California. Si tratta di due approcci assolutamente complementari. Ma prima di sbilanciarsi in qualunque interpretazione, tutti vogliono conoscere la mia storia, e se sono stato malato, e di che cosa, e poi vogliono informazioni sulla mia famiglia e sulle malattie dei miei genitori. Si tratta di rispondere a un questionario di 15 pagine, in cui ti chiedono malattie naturalmente, ma anche abitudini alimentari, fumo, attività fisica, e poi come e quanto dormi, e se sei nervoso almeno qualche volta, e perché, e che cosa fai se sei nervoso, e un sacco di altre informazioni. Ai primi di giugno arriva per email il verdetto di CNOM e Gentle. Trovano 172.115 varianti nel mio genoma. È quello che mi rende diverso da mille altre persone apparentemente sane, che sono lo standard di normalità. Se lo facesse chiunque di voi, troverebbero probabilmente altrettante variabili, qualcuno 200.000, qualcuno 150.000. Sono variabili nel vostro DNA che vi rendono diversi da uno standard che è preso tra mille persone che sembrano normali. Queste sono le mille persone normali, il vostro DNA si confronta con quello delle mille persone apparentemente normali, le variazioni che avete visto sono rispetto a queste persone. 15.459 di queste varianti sono piuttosto rare. Le condivide con me solo il 5% della popolazione. Di queste, 83 potrebbero darmi qualche problema, più in teoria che in pratica. Sono varianti che indicano una predisposizione, cioè la possibilità che un giorno ti ammali davvero, in rapporto a queste varianti, è davvero remota. 10 di queste varianti, però, si trovano nei geni che hanno a che fare con certe malattie, e questo è già conosciuto. Nel caso mio c'è una variazione genica in eterozigosi, cioè mi viene solo da uno dei genitori. Si tratta di un gene che si chiama MF2A, non è importante, ma è importante per me dirvelo per dare un'idea in pratica di che cosa può succedere, che attiva dei fattori di crescita delle cellule e attiva certi geni dello stress. Chi ha mutazioni di questo gene, secondo uno studio fatto negli Stati Uniti, rischia di avere un infarto del cuore più degli altri. Ci sono però almeno tre studi, uno fatto in Spagna, uno in Cina e uno a Milano da Mannucci, che non trovano nessun rapporto fra mutazioni di questo gene MFA e malattie del cuore. Quindi la prima cosa che vi può succedere è fate analizzare il DNA, trovate un'alterazione di un gene, è un'alterazione che si sa essere associata alla malattia, ma se andate a guardare in letteratura tutti i lavori che ci sono, vedete che è associata una malattia in rapporto a certi lavori, ma altri lavori non trovano questa associazione. Così sono al punto di prima. So di avere una variante di un gene che potrebbe predisporre a malattie del cuore, ma la cosa non è affatto sicura. Dopo un po' arriva il verdetto di Genofen. Fin qui abbiamo analizzato con le persone di Verona che si sono appoggiate a un gruppo negli Stati Uniti e con Gentle a Lovanio. Arriva poi il verdetto di Genofen, che è un sistema comprensivo per cercare di capire la tua salute. Loro non guardano solo i geni, ma tengono conto anche della storia familiare e di tante altre cose. Intanto quelli dell'altra compagnia, Genofen, questa appunto di cui vi ho fatto vedere il logo, vanno avanti. La loro interpretazione del mio DNA si conclude entro la fine di giugno. Risultato, chiedo per email, calma, mi dicono. Prima dobbiamo organizzare una videoconferenza, parlerai con il nostro capo, Merda Rezzi,
fissiamo per il 18 luglio, il collegamento dura più di un'ora. Io ho detto, non si può fare al telefono per email, no, lui ti deve vedere, dobbiamo fare una videoconferenza. Ok, e questo è il dottor Rezzi, e ci tiene a premettere che il profilo di rischio per le malattie più comune dipende soprattutto dalla storia familiare, dalle abitudini di vita e dall'alimentazione. Le variazioni del DNA potrebbero influire per il 20%, forse qualcosa di più, ma non sono certamente tutto. Giusto, ma a me interessa il DNA in questo momento. C'è una quantità impressionante di tabelle e figure nel mio profilo. Vediamo. Per l'aneurisma dell'aorta, per il cancro del colon e l'Alzheimer, per esempio, rischio meno della maggior parte delle persone, ma rischio di più per i calcoli della colecisti, osteoartrite e degenerazione maculare. Una causa abbastanza comune di calo della vista. Per adesso, però, ci vedo benissimo. E questo è il mio profilo di rischio, in base soltanto ai risultati dei geni, per quanto riguarda le malattie più comuni, dipendenza dall'alcol, per esempio. Dipendo dall'alcol meno della maggior parte delle persone. Mal di schiena, come gli altri. Malattia di Crohn o calcoli alla colecisti, rischio di più per quanto riguarda i geni della maggior parte delle persone. Però calcolate che i geni rappresentano il 20% del rischio reale. Il resto sono genitori, abitudini di vita e attività fisica. È interessante che dove rischio di più c'è una storia familiare. Mia mamma è stata operata di calcoli della colecisti. E qui vedete, potrei andare avanti, queste sono alcune delle malattie di cui si conosce il profilo genetico. Ci concentriamo sul rischio cardiovascolare, perché vi ricorderete che avevo un gene che secondo certi studi è associato al rischio di avere infarto di più della popolazione normale, ma questo non era confermato da altri studi. Genofen trova nel mio DNA, insieme ad altre migliaia di varianti, due anomalie che si associano a un rischio aumentato di malattia coronarica. Comincio a preoccuparmi. Con quella degli altri sarebbero tre. Ma la tabella successiva fa vedere che il mio rischio di infarto è inferiore alla media e potrebbe scendere ancora se mi muovessi di più e mangiassi più frutta e più verdura. Questo è il mio rischio, che è da qualche questa parte, verde. Questo è il rischio della popolazione normale, dei famosi 1000 che avete visto. Questo è diminuito, quindi durante il tempo della mia vita rischio di meno della popolazione normale, rischio diminuito, ma potrei addirittura arrivare a un rischio di 8 volte meno della popolazione normale. Se io mettessi in atto un cambio delle mie abitudini di vita, mangiare di meno, cambiare tipo di alimentazione, mangiare più frutta e verdure e muovermi di più. Quindi questo è il mio rischio reale, meno della popolazione normale, nonostante abbia quei tre geni di cui avete visto, però potrei raggiungere questo livello. Questo è interessante perché voi avete un malato a cui dite questo è il vostro rischio, però tu puoi raggiungere un rischio 8 volte di meno. Può essere vero il contrario, questo è il tuo rischio di avere un'altra malattia, ma puoi avere un rischio 10 volte di più se fai queste cose sbagliate, per esempio se fumi o se bevi troppo alcol. E naturalmente questo vuol dire che cambia il nostro modo di fare il medico. Se avessimo questo mentre noi vediamo un malato, se avessimo il suo profilo genetico per tutto quello che si può avere. Io però qui non capisco, e i tre geni cattivi? Cioè voi avete visto che ho tre geni che in teoria predispongono all'infarto, uno però gli studi sono un po' così, gli altri due sono quelli trovati da Genofen e poi mi fanno vedere che però il mio rischio è diminuito. Questi sono i miei cromosomi, vedete i cromosomi sono 22 più quelli del sesso, X e Y. Questo dottor Rezzi, con cui ho fatto la conferenza telefonica il 18 luglio per più di un'ora, mi fa vedere un'altra figura che è questa. Ci sono tutti i miei cromosomi e sopra ciascuno di loro vedete diverse righette, rosse, verdi e azzurre. Ci sono i geni che hanno a che fare con il rischio coronarico e sono questi due. Un altro era stato trovato dall'altra compagnia e fanno tre. A preoccupare sono i due geni rossi, ma ce ne sono 9 verdi. Se voi guardate qui, vedete in vari cromosomi ci sono 9 verdi che invece proteggono dal rischio di infarto. E poi ce ne sono 72 azzurri. Questi non sono rilevanti per me, perlomeno non lo sappiamo, non ci sono abbastanza studi. Aumentano o diminuiscono il rischio di infarto in persone che hanno un'etnia diversa dalla mia. In giapponesi, in cinesi, in neri, in indiani.
Il dottor Resi, prima di appassionarti di genetica, era un cardiologo interventista. Gli chiedo se penso che dovrei fare una coronarografia. Si mette a ridere, dice: don't go even close to a cardiologist, non andare neanche vicino a un cardiologo. E questo è il mio rischio di avere una fibrillazione atriale, che è un'alterazione del ritmo del cuore. Il mio rischio è superiore a quello delle persone normali. Vedete che gli altri rischi della malattia coronarica andavano di qui, questo va di qua rosso, quindi rosso vuol dire pericolo, aumentato rischio. Io effettivamente ho avuto una fibrillazione atriale, un episodio transitorio che ho naturalmente raccontato quando ho raccontato tutta la mia vita. Quindi io penso che questo rischio aumentato dipenda dall'episodio che ho avuto, ma posso diminuire questo rischio, per esempio, con evitando un certo tipo di stress, che per me è impossibile, che può avere un'influenza sul cuore, a meno che non cambi lavoro, o per esempio prendendo un farmaco che protegge dalla fibrillazione atriale, un beta bloccante. E qui vedete che c'è un gene che aumenta il rischio della fibrillazione atriale, e in questo caso ci sono tanti geni azzurri, uno rosso, di quelli diciamo cattivi, ma nessun gene protettivo verde. Quando però mettete insieme, rispetto al rischio che vi ho detto prima di tante malattie, l'aneurisma dell'aorta, le malattie coronariche, la gotta, l'ipertensione, il cancro della prostata, il diabete, vedete che mettendo insieme genetica e le informazioni che derivano dalla famiglia e dalle mie abitudini di vita, i rischi miei per la maggior parte delle malattie sono abbastanza basse, insomma si può essere abbastanza contenti. Quanto è costato tutto questo? Fare questo lavoro costa dai 3.000 ai 5.000 euro. Sequenziare la parte codificante del mio genoma è costato 1.000 euro, ma per tutto quello che serve per interpretare i dati si arriva come minimo a 5.000 euro, che sono costi proibitivi per la gente. Ma nei prossimi anni questi costi scenderanno, e anche di molto. A quel punto dovremmo farla tutti l'analisi del DNA. Non è detto. Vedete, un ragazzo che beve birra, questo succede in modo eccessivo, soprattutto al venerdì sera in tutte le parti del mondo. Sapere che un ragazzo potrà avere problemi di dipendenza all'alcol, alla nicotina o altre droghe può servire a proteggerlo, ma potrebbe anche succedere che la predisposizione genetica diventi un alibi per non smettere. Uno dice: fumo lo stesso, bevo lo stesso, tanto sono predisposto geneticamente. Quindi non è detto che sapere a che cosa uno può andare incontro dal punto di vista dei geni, ma tenete conto che i geni rendono conto solo del 20% di quello che ci succede, può non essere la soluzione. Comunque lo studio del DNA nei prossimi anni cambierà la medicina e il modo di esercitarla, e contribuirà a prevenire le malattie. Per me un po' è stato così, io mi muovo di più da quando ho visto il mio DNA e sono più attento a cosa mangio. Però soltanto quando i risultati saranno affidabili. Per ora non è così. Questo è un certo John che negli Stati Uniti ha preso parte a uno studio del governo americano fatto per verificare la validità di questi test e se valeva davvero la pena di farli o no. Lui aveva un'alterazione del ritmo del cuore per cui gli hanno impiantato un pacemaker 13 anni fa. Da allora il suo cuore funziona grazie agli impulsi di quel piccolo apparecchio che si porta addosso. A John, quattro compagnie diverse hanno fatto sapere che in base al DNA rischia meno degli altri di avere disturbi del ritmo del cuore, proprio il contrario di quello che invece gli è successo. Per adesso lo studio del genoma ci ha insegnato soprattutto a rivalutare la storia familiare, qualcosa che i medici stavano trascurando. Se hai uno dei genitori malato di cuore, il rischio che tu ne soffra aumenta di due volte, e se uno dei tuoi parenti di primo grado ha avuto un cancro del colon, della prostata o della mammella, rischi anche tu. In questo stupendo libro, Il linguaggio della vita, Francis Collins si è chiesto: siamo preparati, si chiede alla fine del suo libro The Language of Life, a sapere quello che c'è da sapere del nostro DNA e di quello dei nostri figli e di ciascun neonato al momento del parto? Forse no, e forse, dico io, non è nemmeno così importante. Grazie. Sì, grazie al professor Remuzzi. Di fatto ormai ha esaurito tutte le cose che si potevano chiedergli. No, è veramente interessante, però naturalmente, siccome i giornalisti sono molto curiosi, hanno sempre delle domande da fare. La prima domanda che vorrei farle è legata a questa notizia di qualche mese fa
legata alla scelta di Angelina Jolie, un famoso personaggio, di sottoporsi a mastectomia, proprio perché avendo fatto l'analisi del DNA e avendo avuto in casa la mamma che aveva avuto già questo problema, lei preventivamente ha deciso di sottoporsi a mastectomia. Cioè, allora io le volevo chiedere questo, lei cosa ne pensa? Cioè, pensa che abbia fatto bene o abbia fatto male l'Angelina Jolie a farsi operare? Beh, ha fatto bene perché il suo rischio è altissimo, lei aveva uno dei geni che si sanno per certo essere associati a una neoplasia della mammella, aveva una storia familiare positiva, quindi al di là della genetica aveva due elementi, la storia familiare e un gene di quelli che si associa certamente allo sviluppo di una determinata malattia, e quindi se lei non avesse fatto una mastectomia bilaterale avrebbe certamente avuto con quei geni lì e con quella storia familiare a una certa età un cancro della mammella, la mammella l'avrebbe dovuto togliere comunque, però in condizioni meno tranquille dal punto di vista dell'intervento chirurgico di quanto non abbia potuto fare adesso. Questa è una malattia rara e il problema delle malattie rare è completamente diverso. Quello che io vi ho raccontato è l'analisi del DNA in una persona che è apparentemente sana. Tutti noi pensiamo di essere sani quando stiamo bene, in realtà le malattie cominciano tanto tempo prima. Quindi uno che scopre di avere un tumore non è che debba dire mi hanno trovato un tumore oggi, quel tumore c'era da moltissimi anni, oggi ha cominciato a non star bene per la conseguenza di un tumore che durava da tanto tempo. Quindi chiunque di noi può essere importante fare l'analisi del DNA, ma siamo in un campo completamente diverso. Quello che è sbagliato di questa cosa è che, essendo questa notizia una vera notizia insomma per i giornali, perché è una donna bellissima con tutte queste cose, si toglie il seno, allora un sacco di donne ha detto ma se lo fa lei che è così bella, che è così brava, se è così famosa, perché non lo faccio io? Ecco, quello che non ha quel gene lì e che non ha quella storia familiare invece non ha nessun senso che faccia una cosa del genere. Ok, quindi bisogna stare molto attenti. Ecco, un'altra domanda che volevo farle è legata a questo, e mi pare che lei un po' abbia risposto nel finale del suo intervento, e cioè, che poi è il tema anche dell'incontro di questa sera, cioè se siamo preparati a sapere quello che c'è da sapere del nostro DNA. Lei dice forse no, ma lei soprattutto ha detto forse non è anche così tanto importante. Ho apprezzato molto questa frase finale, perché volevo chiederle, secondo lei, non c'è un eccesso di ubriacatura nell'opinione pubblica mondiale e forse anche nei ricercatori rispetto alle attese che possiamo avere dal DNA? Cioè, le faccio un banalissimo esempio. Oggi pomeriggio e fino a poco fa ero al giornale e per curiosità ho detto beh, guardiamo un po' le notizie sul DNA che butta fuori l'ANSA oggi, e sono tutte queste qua, adesso so, se volete poi vi leggo anche i titoli. E sono di vario tipo. Allora pensate, in una giornata normale quante notizie, e non le ho portate tutte, che l'ANSA ha sfornato legate al DNA. E, se volete vi dico solo i titoli, ma uno ad esempio dice, che interessa perché è la parte finale di una cosa che diceva, cromosoma Y non decide solo il sesso, ma incide anche sulla durata della vita. Questa è una ricerca dell'Università di Uppsala. C'è che hanno identificato con certezza insomma il corpo di una donna che era scomparsa e grazie all'esame del DNA, Elena Ceste, di cui si sono occupati i telegiornali. Poi un'altra notizia è che è scoperta la causa del Parkinson giovanile grazie anche qui al DNA. Poi salute, identificato il nuovo gene della SLA. Poi olio d'oliva previene il cancro al colon, studio svela in che modo, e anche qui sono i meccanismi genetici. Infine un'altra cosa ancora curiosa, DNA svela antichi viaggi del popolo Rapa Nui verso Americhe. Ecco qua. Allora io mi chiedo e le chiedo, va bene che forse non siamo preparati perché non abbiamo la cultura, no, della prevenzione, che quindi si estende anche probabilmente al discorso del DNA. Però non è che rischiamo un po' tutti di avere questa ubriacatura di attesa, cioè come dire, sapere il DNA così, oh, capri, adesso non moriamo più, non ci ammaliamo più, oppure no? Beh, quello che avete visto è che nel DNA ci sono delle informazioni che rendono conto del 20% di quello che ci succede. Quindi quando noi diciamo voglio avere il mio DNA per ottenere qualunque tipo di risultato di salute, di benessere, di prevenzione delle malattie,
bisogna tener conto che, salvo che per le malattie rare, quindi l'esempio da cui siamo partiti è importante, perché lì ci sono delle malattie monogeniche, questo cancro del seno è una malattia monogenica dovuto solo a quel gene lì, poi tutti i tumori sono malattie molto diverse, noi diciamo tumore al seno, ma il tumore al seno sono 100 malattie diverse, dipende da che cosa sono determinate. Allora, salvo che per malattie molto particolari, il DNA rende conto solo del 20% di quello che poi si succederà. Quindi dobbiamo sapere che quando noi abbiamo fatto l'analisi del DNA, abbiamo ricevuto alcune informazioni che sono comunque inferiori a quelle che ricaviamo dalla nostra storia naturale, dalla nostra storia personale di aver avuto malattie o altre cose, dalla storia familiare, quindi dai genitori. Abbiamo meno informazioni del DNA di quanto abbiamo dalle nostre abitudini di vita e abbiamo una grande possibilità di influenzare la nostra salute cambiando delle abitudini di vita. Quindi il DNA ha un ruolo. Però questo è una cosa straordinariamente affascinante per uno che fa ricerca, conoscere questi meccanismi, poter dire a un ammalato lei ha e fargli vedere il quadratino rosso e dire lei ha questo tipo di rischio, che non è il rischio soltanto della genetica. Per quanto riguarda la genetica ha questo rischio, però c'è la storia familiare, c'è tutto quello che viene, ci sono le abitudini di vita, c'è come mangia, tutto insieme fa questo rischio. Però lei ha anche la possibilità di raggiungere quest'altro risultato. Anche se uno ha qualcosa di positivo, avete visto il mio rischio cardiovascolare era tutto dalla parte del verde, ma può diventare addirittura 8 volte di meno di tutte le persone, cioè 8 volte di meno della media di ciascuno di voi se io faccio determinate cose. Allora, un conto è dire a un ammalato mangi più tanta frutta e verdura e metta meno sale e non mangi la carne rossa, che sono poi consigli fondamentali. Quello lo dicono quasi tutti e il 90% degli ammalati non fanno niente di quello che gli si dice. Per esempio, soltanto ridurre la quantità di sale è un'impresa, non parliamo per i diabetici dire mangiare meno calorie, è veramente difficile, uno non lo fa. Un conto è far vedere tu sei qui, rischi questo e potresti andare però da quest'altra parte, oppure sei già dalla parte verde ma puoi ottenere tanto di più. È una cosa che mette in moto dei meccanismi probabilmente diversi, senza contare che si fa una medicina molto più precisa, si hanno delle informazioni straordinarie, chi invece che fare il medico si occupa della migrazione delle popolazioni, degli uomini che sono venuti dall'Africa, dal DNA, delle informazioni straordinarie. Il DNA consente di trovare gli assassini con una assoluta precisione, la gente dice che non è preciso il DNA, non è vero che non è preciso il DNA è quello lì. Quindi questa ragazza poverina di Bergamo che aveva addosso il DNA di quel signore che adesso è in carcere, quello lì è il DNA di quel signore lì. Che poi il DNA sia finito lì perché è stato il signore che ha avuto a che fare con la ragazzina che poi è morta o ce l'abbia messo qualcun altro, quello non riguarda noi. Quindi la gente lì fa confusione perché dice potrebbe essere anche un altro che ha ucciso quella ragazza. Quello lì non vuol dire che il DNA non sia preciso, il DNA è suo e è di quel signore lì. E su questo non c'è nessun dubbio. Che poi il DNA sia finito lì perché il signore ha avuto a che fare con la ragazzina o perché un suo amico ha preso il suo DNA e l'ha messo negli indumenti della ragazzina, quello è chiaro che non ha niente a vedere col DNA, non ha niente medico. Quindi noi dobbiamo essere molto precisi quando diamo dei giudizi su queste cose. Il DNA è quello lì. Però vedete che le applicazioni sono enormi e è chiaro che il conoscere il DNA sta cambiando le conoscenze in medicina in modo molto profondo, secondo me cambierà il modo di fare la medicina, però in questo momento noi abbiamo ancora dei problemi. Se qualcuno di voi lo volesse fare sempre nell'ambito che vi dà solo un'informazione che si riferisce al 20% del vostro rischio, non di più, adesso non si può fare. Io l'ho fatto apposta per poter spiegare alla gente, poi questa storia l'ho raccontata nel Corriere, il Corriere voleva sapere come potevo fare a spiegare alla gente che cosa bisogna fare. L'unico era farlo, perché io per esempio non avevo idea che nessuno dei medici che ho consultato avesse nessuna idea di come si fa, quindi nessuno di voi riesce a farlo, perché il medico non sa che pesci prendere, perché non si può fare se non c'è una prescrizione del medico, perché la prescrizione del medico deve avere una ragione, poi bisogna estrarlo, mandarlo, sequenziarlo, e questo si può fare in Italia. Però tra 3 anni cambia tutto. Quindi tra 3 anni o 5 o 10 tutti i medici sapranno cosa fare,
in Italia ci sono già 5-10 compagnie che sono organizzate per sequenziarlo, l'interpretazione si potrà fare in Italia, adesso per esempio questo gruppo di Verona lo farà nei prossimi anni, addirittura hanno Ventura in grado già di fare interpretazioni, lavorano con le persone degli Stati Uniti, ma tra un po' faranno da soli, e i costi che adesso sono, come avete visto, impossibili, potranno diventare 100 euro, tra 20 anni saranno 20 euro, perché adesso abbiamo delle macchinine grandi così, che sequenzano il DNA, fino a pochi anni fa erano delle macchine enormi, quindi andiamo in quella direzione lì, e che per chi fa il medico è un'informazione indubbiamente estremamente preziosa, non solo per le malattie rare, perché per le malattie rare che dipendono da un gene solo, già adesso noi non riusciamo a curare i malati senza conoscere quel gene, ma quello noi ci occupiamo di un certo numero di geni che hanno a che fare con malattie rare e lo facciamo noi tutti i giorni. Queste sono malattie per cui noi dobbiamo cercare un gene solo nell'ambito, oppure per ragioni di ricerca studiamo tutto il genoma per trovarne degli altri che non sono stati finora associati a quella malattia. Quello è già oggi indispensabile. Però pensiamo che possa diventare importante in futuro anche per malattie molto comuni che non dipendono da un solo gene, ma dipendono, come avete visto, dall'interazione di tanti geni, quindi io per esempio per il rischio di infarto ne ho 3, ma ne ho anche 9 protettivi. Ecco, tutte queste interazioni si possono sapere per tutte le malattie e quello naturalmente aiuta. Grazie. No, non mi ha risposto sul fatto se c'è un eccesso di attesa. Scusate, non mi ha risposto sul fatto che c'è un eccesso di attesa. Non è affatto un eccesso di attesa. No? Io credo che andiamo verso un futuro in cui conoscere la disposizione dei nostri geni, come sono fatti in rapporto alla potenzialità di ammalarci di una certa malattia, diventerà parte della diagnostica, quindi sarà molto importante. D'accordo. Ecco, allora per fare ancora l'avvocato, diciamo, il provocatore, mi scusi, ma no, lo faccio per anche per rendere... No, problemi di questo genere. No, però mi voglio dire, adesso detto banalmente, ovviamente poi senza pretese, però dire che non bisogna fumare, non bisogna bere alcolici, fare qualche po' di movimento in più, evitare, diciamo, abitudini alimentari abbastanza estreme, beh, credo che questo faccia bene a tutti, senza bisogno di sapere se ci sono fattori di rischio o meno. Ecco, cioè, l'idea di, tra virgolette, di avere cura del proprio corpo, no, della propria vita, secondo me, però, voglio dire, prescinde dal fatto di avere o meno fattori di rischio. Però una cosa, naturalmente è un'opinione, non è scientifica, ovviamente, però una cosa che mi incuriosisce è questo, è l'aspetto, lei dice giustamente, cambierà la medicina. Cambierà il modo di fare appunto medicina e di affrontare anche le malattie. Una cosa che secondo me però forse dovremmo capire meglio, un po' tutti penso, è la fase dell'interpretazione. Perché mi ha colpito molto questa cosa e un po' mi veniva da sorridere, devo dire, facendo un po' il diavoletto, pensavo, ma Remuzzi fa l'analisi, gli fanno il profilo genetico e poi invece di dirgli sì, guarda, è uscito sta roba, cioè facendo appunto un ragionamento, diciamo, matematico quasi, no? Mi sarei aspettato, dicono no, ma prima di dirtelo noi vogliamo, anzi ti devo vedere, devo parlarti, e dura un'ora. E allora si scopre che le vengono a chiedere e la storia familiare, e le abitudini, e eccetera, eccetera, eccetera. Allora mi viene in mente questa cosa, no? Che ci si vede in certi film. Quando uno va dal mago, no? E va là e dice, ho dei problemi. Dice, ma che cosa? Dice, ho dei problemi di cuore. Allora, adesso ci penso io. Guarda le carte, dice, leggo che lei ha un grosso problema d'amore. Ma gli ha già detto lui. Capisce? Allora, il ragionamento e la domanda che provocatoria, ma volutamente con tutto rispetto, è che volevo farle era questo. Dove collocherebbe, diciamo, no? L'interpretazione oggi, non magari fra 10 anni, ma oggi, del DNA, del profilo genetico, tra, uno, la lettura dell'oroscopo, e due, la lettura del codice di un sistema operativo di un computer. Quindi, dall'estrema interpretabilità, invece, alla sicurezza del codice. Allora, le domande sono 3. La prima... Sono d'accordo, uno ha fatto una lettera al Corriere dopo che ho fatto questo pezzo, in cui che ha detto che io per muovermi un po' di più e mangiare la frutta ho avuto bisogno di fare il DNA, che è esattamente la sua domanda. Sì, è così, però avrei potuto trovare tante altre cose.
Per esempio, uno può fare analisi del DNA e vedere che ha tre geni che sono favorevoli allo sviluppo del cancro del colon e non ha nessun gene protettivo. Lui è uno che sta bene. Se fa dopo i 50 anni una colonscopia ogni anno e trova un tumore al colon iniziale, viene operato e guarisce. Se no muore, e muore malissimo, con metastasi al fegato, con metastasi al polmone, con metastasi all'osso, qui cambia tutto. E questo rappresenta, secondo me, per gli ammalati un forte incentivo anche a fare delle cose che ci sono oggi, per cui si può guarire o ammalarsi di malattie gravissime a seconda che uno faccia delle piccole cose che poi comportano degli atti medici. È anche interessante la seconda domanda. Effettivamente loro, per farmi il profilo di rischio, hanno voluto sapere di me tantissime cose. Addirittura se sono nervoso, cosa faccio quando sono nervoso, se sono in grado di gestire una situazione che mi porta ad essere nervoso, quante volte la riesco a gestire in modo che evolve favorevolmente, rispetto, che è un po' come la cosa delle carte, tu gli dici tutto e poi loro ti dicono il profilo di rischio. Sì, è vero, è così, però la quantità di informazioni che noi abbiamo e che aiutano a far fare passi avanti alla ricerca è comunque straordinaria. Vi dico che la stessa alterazione genetica che porta dei bambini a morire si può manifestare in modo completamente diverso se uno, oltre a quella mutazione, si dice, ha altre modificazioni in altri geni che abbiamo trovato recentemente che sono protettivi oppure che predispongono a sviluppare la malattia. Quindi per le malattie gravi, per le malattie rare, per le malattie patogeniche è assolutamente fondamentale. Perché non lo è per il diabete e l'Alzheimer, per quello che vi ho fatto vedere? Perché non abbiamo ancora abbastanza cultura per conoscere, per esempio, l'influenza di quello che noi facciamo, delle abitudini sane di vita, nella espressione dei nostri geni, che non è soltanto avere un gene cattivo o un gene buono, ma è anche esprimere questo gene, quello che gli scienziati chiamano epigenetico, in un modo piuttosto che un altro. Uno può avere la stessa predisposizione che però in lui si estrinseca in una malattia o nell'essere sano. Quindi è un processo, io non l'ho fatto, come avete visto, premetto che la mia conclusione è che forse non è nemmeno così importante, quindi siamo tutti d'accordo che probabilmente non è importante. Però io l'ho fatto per capire, e soprattutto per poter capire mettendoci dalla parte dell'ammalato che mi può chiedere, io vorrei fare il mio DNA per sapere, quindi non è una cosa irrilevante, è una cosa che può avere in futuro delle implicazioni enormi. In questo momento, se è l'oroscopo o se è una cosa estremamente precisa, devo dire che la domanda è posta male, nel senso che la cosa è estremamente precisa, non è una cosa così. Io ho l'alterazione di tre geni che portano in certi studi a rappresentare un fattore di rischio per l'infarto e in certi altri no, e ho 9 geni protettivi. Quello che manca non è la precisione dell'analisi del DNA, quello che manca sono gli studi che servono a documentare che una determinata alterazione si traduce in una malattia o in un benessere. Ma voi capite che se noi dovessimo fare degli studi, per fare questi studi sono molto difficili, perché dobbiamo raccogliere un grande numero di persone, ma non solo che hanno due geni che predispongono all'infarto. Bisogna trovare le persone come me, che hanno due geni che predispongono all'infarto e 9 che proteggono. E di questi ce ne sono pochissimi, perché queste alterazioni sono condivise dal 5% della popolazione. Questo però a me serve per capire un'altra cosa che è fondamentale. Quando tu fai dei grandi studi e utilizzi farmaci come l'aspirina o certi farmaci che riducono la pressione o certi farmaci che proteggono dallo sviluppo dell'infarto e fai degli studi di popolazione, tu studi 10.000 malati di un tipo e 10.000 malati di un altro e concludi che abbassare la pressione protegge e fare l'aspirina è utile per prevenire l'infarto del cuore. Purtroppo, studiando il mio DNA, ho capito, ma queste cose sono conosciute in letteratura per chi fa questo lavoro, che la cosa è estremamente complessa, perché noi paragoniamo due popolazioni che sono omogenee per il rischio di infarto, per quello che noi conosciamo. Per esempio, sono sovrappeso, hanno la pressione alta, fumano e hanno il diabete. Ma all'interno di queste due popolazioni che sembrano uguali, c'è una variabilità genetica così importante che quando noi concludiamo che
i 10.000 malati che hanno fatto l'aspirina si ammalano di meno di infarto dei 10.000 che hanno fatto un placebo, cioè una cosa che assomiglia all'aspirina ma non è attiva. Non sappiamo bene quanto questo si applica al singolo paziente, perché a voi non interessa di sapere che in una popolazione di 10.000 pazienti fare l'aspirina è meglio che non farla. A voi interessa, a me fa bene o non fa bene. E io non lo so in quei 10.000 pazienti quanti hanno il mio profilo genetico e quanti ne hanno uno completamente diverso. E può darsi benissimo che se io in media riduco il rischio dei 10.000 pazienti, a quello che non ha i geni protettivi però gli faccio male. Quindi avere più conoscenze di genetica cambierà anche il nostro modo di impostare gli studi clinici per concludere sull'efficacia o meno di un farmaco, che adesso è un sistema molto primitivo. Quanto ci vuole per arrivare a questo tipo di precisione? Ci vogliono moltissimi anni. Però tutte le strade, per percorrerle fino in fondo, bisogna cominciarle. Certo, certo, grazie. La ringrazio per anche la risposta. Prego, prego, ti vedi. Allora, da quello sono riuscito a capire che forse è più importante... Non hai riuscito a capire, un disastro, cambio lavoro. Da quello che sono riuscito a capire, forse è meglio che il mio DNA lo conosca bene il mio medico, che sappia io se è un 20% più o meno. Cioè, è importante che il medico sappia esattamente a cosa posso andare incontro e il medico può valutare come intervenire. Non, quello che voglio dire, non la persona che si sente dire hai questi rischi e magari comincia a pensare cose sbagliate. Non so se mi sono spiegato. No, si è spiegato benissimo e la domanda è perfetta, perché in realtà questo dottor Ries voleva parlare col mio medico. E lui parla col medico. Nel caso mio è stato tutto un po' diverso, gli ho detto, vabbè, io mi sono portato dietro il mio medico, però siccome a me interessava per ragioni di ricerca, per poter comunicare alla gente, per fare quello che sto facendo con voi, dovevo farlo io, però è esattamente così. Tanto è vero che loro non lo fanno con l'ammalato, lo fanno col suo medico. E poi queste informazioni è molto meglio che ce l'abbia il medico, il quale poi dipende da che paziente davanti. Perché voi sapete benissimo che ci sono dei pazienti che anche di fronte alla malattia dicono faccia lei, io non voglio sapere niente, e ci sono invece degli ammalati che vogliono sapere tutto. Adesso da noi è ricoverato un paziente inglese che è una cosa incredibile, cioè lui sa tutto della malattia, sa 10 volte di più di quello che so io di una malattia rarissima, conosce tutta la letteratura, ti pone delle domande che tu hai bisogno di 45 minuti per riuscire a rispondere, e poi ogni volta lui ce ne sa ancora di più. Ci sono anche malati di quel tipo lì, però in generale è esattamente quello che dice lei. Ottimo, sì, benissimo. Ecco, giustamente sottolinea il valore della conoscenza, meno male, cioè già dai tempi di Omero abbiamo questa cosa, quindi c'è quello che ci distingue. Però volevo chiederle anche questo, proiettiamoci in un futuro anche di 10 anni, 20 anni, quando appunto questa pratica del profilo genetico, della lettura del DNA sarà così diffusa e così a buon mercato. La conoscenza, come dice Tiberio, interesserà al medico, interesserà anche a ciascuno di noi, ma c'è il rischio che interessi anche a qualcun altro. E allora, perché il profilo genetico dà appunto l'espressione di una probabilità di rischio. Può sembrare ininfluente, però faccio un'ipotesi per assurdo. Un governo potrebbe decidere che certi cittadini hanno, non so, delle caratteristiche non gradite, oppure che le compagnie di assicurazione, prima di stabilire la polizza, chiedano altre cose. Cioè, entro in una... esempi banali, ma per sottolineare, per dire una cosa, cioè la conoscenza è fondamentale. La conoscenza del DNA della persona, e quindi poi dei cittadini, chiedo, non rischia, cioè non ci mette in una posizione di rischio di soprusi, di atti insomma che sono limitativi della libertà? E le chiedo, in prospettiva di un rischio così remoto, però non è il caso di cominciare a pensare a qualche tutela, dico, giuridica su questo specifico aspetto? Cioè, oggi noi abbiamo già la legge
che la pelle d'oca, pensare a nuove leggi in Italia. No, beh, però le dico, ad esempio, oggi la legge sulla privacy inserisce tra le informazioni sensibili, i dati sensibili che non si possono rivelare di una persona, ad esempio negli articoli, negli organi di stampa, ad esempio anche i dati relativi alla salute. Però non è specificato, voglio dire, ad esempio il caso del DNA, ma più che la singola persona, mi incuriosiva, io faccio un ragionamento, diciamo, alla Orwell, guardiamo una prospettiva lontana di un regime, di qualcosa. Allora, che un regime possa conoscere il DNA dei suoi cittadini, pone o non pone dei rischi? E lei pensa sia possibile o no avere una tutela in qualche modo giuridica? È necessario che ci sia oppure no? Oppure sarà delegato il tutto più alla coscienza dei singoli cittadini? Ah, questo è un grande dibattito. Intanto vorrei dire che tutte le attività dell'uomo che portano un avanzamento delle conoscenze e una possibilità di guarire malattie si accompagnano alla possibilità di utilizzare queste cose qua male. È chiaro che il virus Ebola è molto attraente per chi vuole fare del terrorismo, perché basta distribuire del virus Ebola. Se tu vuoi mettere in crisi il Pentagono non c'è bisogno di andare con un aereo, basta prendere il virus. Però il virus non è che noi lavoriamo in laboratorio, questi c'è la paura, non so, che il virus esca dai laboratori, però senza virus non possiamo fare gli anticorpi, senza anticorpo non possiamo guarire le cose. Quindi qualunque cosa che facciamo si presta ad essere usata male. Certamente la conoscenza di informazioni genetiche, che devono essere per definizione informazioni riservate, per esempio, se io ve l'ho fatto vedere ma nessuno riesce ad entrare nel mio iPad per ottenere queste informazioni, perché sono informazioni protette, quindi ci sono già tantissimi sistemi di protezione. Come ci sono i sistemi di protezione, ci sono i sistemi per evadere i sistemi di protezione. Quindi se noi troviamo dei datori di lavoro o delle assicurazioni che sono in malafede e vogliono ottenere delle informazioni riservate per poi assumere chi dicono loro o non assicurare quelli che hanno certi fattori di rischio, certo, questo è possibile, ma non è non studiando il DNA che si risolve il problema. Rispetto alle leggi, insomma, io penso che uno dei problemi di questo paese è che se invece di avere tutte le leggi che abbiamo, ne avessimo, non dico 10 volte meno, ma 100 volte meno, quello sarebbe uno dei modi per uscire dalla... Quindi, insomma, poi dopo lì non è il mio campo, ma potete star sicuro che con tutti gli avvocati e con tutte... Sapete che in Parlamento il 70% delle persone sono avvocati, questo è il problema. Di medici ce n'è pochissimi, di imprenditori forse soltanto il dottor Bombassei, che è insieme a noi al chilometro rosso. E quindi, insomma, io non credo che dobbiamo aggiungere altre leggi, ci sono già dei sistemi di protezione molto forti. Queste leggi della privacy, per esempio, negli ospedali, dico privacy perché si dice privacy, tutti dicono privacy, ma in realtà si dice privacy. E queste leggi sulla privacy che ci sono negli ospedali sono delle cose assurde, perché tu non devi chiamare le persone per nome, allora cosa gli dici, signor, che cosa, 32, no, non ha senso. Sono tutte leggi che servono in pratica a niente, perché basterebbe il buon senso e basterebbe dire quello che c'è negli ascensori degli Stati Uniti: l'ascensore è un luogo pubblico, per favore non parlate dei vostri ammalati mentre... siete in ascensore. Questo è rivolto ai medici, agli infermieri, è una cosa di grande civiltà, no? Che nell'ascensore degli ospedali c'è questo cartello, a me è sempre colpito molto. Si potrebbero fare tantissime cose col buon senso, insomma. Ma farei ancora una domanda, poi lascerei però appunto la curiosità del pubblico, no? No, una domanda, se vuole, un po' più filosofica, insomma, comunque sul fatto che il DNA pone anche l'interrogativo, diciamo, su come dire, sull'uomo, su cos'è l'uomo, su chi è l'uomo, perché appunto vediamo che nel DNA c'è sostanzialmente tutta l'informazione di cosa sarà un individuo, tutta l'informazione forse biologica, non psicologica. E però mi aveva colpito all'epoca, forse prima ancora del 2000, non ricordo, comunque forse Watson disse una frase che colpì molto l'opinione pubblica, e chiaramente svelando un approccio da scienziato al fatto, cioè disse: ma io ho trovato, insomma, l'elica del DNA, abbiamo fatto tutta questa roba, ho guardato dentro e non ci ho trovato l'anima. Allora
Volevo chiederle questo, cioè proprio lo studio del DNA credo che ci ponga davvero sempre di più, a parte l'aspetto medico, l'interesse alla medicina, guarire le malattie, eccetera, però ci pone sempre di più anche una riflessione sull'uomo, cioè tra quanto è preordinato e quanto è lasciato alla sua libertà. Ecco, lei cosa ne pensa di questo, del fatto che ad esempio Watson dice: non ho trovato l'anima, ma forse l'anima non è nel DNA? L'anima non è sicuramente il DNA, perché il nostro DNA è molto, molto quasi identico a quello dei topi, per esempio, e a quello della maggior parte degli animali, quindi io sull'anima non è il mio campo, non sono in grado di rispondere. Posso solo dirvi, state attenti, perché la religione e la scienza sono due cose parallele, non sono due cose che bisogna cercare di far confluire. C'è qualcuno che vuole fare l'esperimento di farli confluire, ma quello è un disastro. Perché la fede è una cosa che tu devi credere senza avere nessuna evidenza, anzi, meno evidenze hai e meglio è. E quando cominci a avere delle evidenze, comincia a diventare un problema. E invece per noi le cose sono cose che non funzionano se non le dimostriamo. Quindi il nostro è un approccio che non dà niente sulla fiducia. La religione è tutta sulla fiducia. Quindi non dico che le due cose non possono... Non voglio dire che uno scienziato non può credere, però dico che sono due piani completamente distinti. Questa è l'unica cosa che posso dire. E l'anima è chiaro che non c'entra niente col DNA, perché se voi guardate le variazioni tra il nostro DNA e quello di un topo sono pochissime, tanto è vero che per tutte le malattie rare utilizziamo i topi perché ci danno tantissime informazioni. C'era un'altra parte della domanda che era... sul fatto che aveva trovato libertà. Sulla libertà, sì. Ma insomma anche lì bisogna stare molto attenti, perché ci sono delle predisposizioni genetiche che sono molto forti. Per esempio, chi commette degli atti che noi, che la società civile considera degli atti criminali, per esempio chi ha la tendenza a drogarsi e dopo che è drogato, che è alcolizzato, fa delle attività, c'è una base genetica in queste cose qua. Sono state assolte delle persone per aver commesso un crimine in quanto avevano una predisposizione genetica a commetterlo. Quindi è chiaro che anche lì lo studio del DNA ci aiuta anche per la parte della personalità. Quindi non è che noi siamo proprio così liberi come pensiamo di essere, perché in realtà moltissime delle nostre azioni sono determinate geneticamente. E si vede benissimo, voi vedete che certi comportamenti e certe attitudini che hanno i genitori di persone che conoscete sono comportamenti e attitudini che sono molto spesso condivise dai figli. E sono attitudini di vario genere, non necessariamente negative, possono essere attitudini estremamente positive, però insomma noi siamo determinati geneticamente in grande parte, quindi non è che siamo davvero liberi. Per esempio io insomma non sono libero di fare determinate cose che non fanno parte di quello che noi chiamiamo carattere. Ma carattere che cos'è? Carattere è la predisposizione genetica. Quello che noi chiamiamo carattere è quello che abbiamo ereditato in termini proprio di DNA dai nostri genitori, è quello che fa il carattere. Poi certo il carattere è anche influenzato dalle abitudini di vita, dalle compagnie, ma è molto poco influenzato da quelle cose lì. Voi vedete un bambino di 6 anni che ha determinati atteggiamenti e lo conoscete quando siete alle elementari, non so se avete fatto mai queste osservazioni, poi lo incontrate a 50 anni e ritrovate certi, uno che era un leader per esempio in quinta elementare, tantissime volte è un leader anche nella vita, e questo non è che dipende da chi ha incontrato, dalle compagnie, questo dipende dall'essere determinato geneticamente, non è una cosa assoluta, ma tante volte è così. Sì, bisogna vedere se sono figli di quelli lì. Questo è un altro risvolto del DNA, perché un altro dei problemi del DNA è che si scoprono un sacco di cose, e questo non me l'ha chiesto, lo dico io, che prima del DNA non si sapevano. Se tornate a questa ragazzina che è stata uccisa a Bergamo, è chiaro che studiando il DNA si sono scoperte un sacco di cose che si sanno di quella famiglia lì perché è stato studiato il DNA, ma se si fossero studiato di tutte le persone di quel paese o dei paesi vicini o di dove vivo io, potrebbe essere lo stesso.
No, non gliel'ho chiesto, però magari cambiando. Quello sì. No, beh, però per rendere meno pruriginosa la cosa, però possiamo dire che ad esempio Balotelli ha detto, ha riconosciuto una bambina proprio per la prova del DNA, adesso è tutto contento che è papà di questa piccola. No, è vero, però no, però volevo chiedere. È una cosa buona. No, è una cosa buona l'ha fatta, vabbè, anche Balotelli. Ho capito anche Balotelli. Va bene. No, però mi curiosisce molto questa cosa del fatto che lei dica sì, però noi in fondo molto siamo predeterminati, comunque c'è nel nostro codice, insomma. Però è anche vero che, le dico, io non c'entra naturalmente, la mia opinione vale quella che vale, se vale quella come niente, sostanzialmente, però io sono convinto che l'uomo non è esaurito nel suo DNA, no? Il carattere, dice lei, è qualcosa che... Però ci sono esempi, non so, sia di fratelli, no? Di famiglia, ci sono anche 3-4 figli, quindi hanno lo stesso, di fatto, lo stesso DNA. Stesso codice genetico, sono cresciuti nello stesso ambiente, quindi stessi genitori, stessa cultura, stesse abitudini, tutto uguale, però poi abbiamo delle persone che hanno caratteristiche totalmente differenti, anche performance di vita, di successo. E, non so, non voglio fare esempi, se no... Ci ha messo in dubbio il DNA. No, però voglio dire, io prima parlavo, forse non volevo buttarla sul religioso, parlavo di anima, però possiamo anche parlare di coscienza, cioè forse così stiamo su un altro ambito. Però, ecco, mi chiedo ad esempio anche, ci sono casi di gemelli che sono veramente come gocce d'acqua e poi spesso anche speculare nel comportamento, però anche casi di gemelli che sono invece completamente diversi anche come carattere. Ecco, come pensa si possa dare una spiegazione a questo? Probabilmente io penso, mi do la risposta, sul fatto che non conosciamo ancora abbastanza bene. Sì, certo, insomma c'è una regolazione epigenetica, i geni possono essere lo stesso, però i geni possono essere espressi in certe cellule e in certe altre a seconda di circostanze che sono ambientali, che hanno a che fare con le abitudini di vita. Quindi, vorrei però uscire da un equivoco, sembra che io sia qua a difendere il DNA, io vi ho solo fatto vedere che cosa c'è nel mio DNA, che cosa c'era in quello di Francis Collins, che cosa ci possiamo aspettare, perché uno secondo me adesso in Italia, a parte che non lo può fare, non è necessario che lo faccia, perché vi ho fatto vedere che le informazioni in più sono abbastanza limitate, però vi ho anche fatto vedere che ci sono delle potenzialità enormi. Per uno che fa il medico, avere queste conoscenze è estremamente importante. Se io sapessi questo di tutti gli ammalati che ho di fronte tutti i giorni, a me aiuterebbe tantissimo. E per le malattie rare è cambiato completamente per noi il modo di diagnosticare e di curare delle malattie rare. Senza DNA adesso non faremo niente, non saremmo in grado di curare questi bambini, perché ci sono i bambini che hanno le stesse manifestazioni cliniche, però se uno fa il trapianto, la malattia si presenta di nuovo nel trapianto. Se uno che ha un altro gene, ma che si manifesta clinicamente allo stesso modo, solo 10 anni fa noi questo non lo sapevamo, l'altro fa il trapianto e va bene per sempre. Allora è chiaro che sapere qual è il gene che ti predispone a recidivare dopo il trapianto o no è fondamentale, perché nel primo bambino facciamo insieme il trapianto di fegato e guarisce. Quindi abbiamo fatto dei passi avanti enormi con la conoscenza delle alterazioni genetiche. Poi tutto il resto davvero non è il mio campo, insomma, coscienza, anima, quelle cose lì, intanto non so neanche se ci sono, quindi come faccio a parlare di anima che non abbia nessuna idea se c'è o se non c'è? Perlomeno io, magari qualcuno di voi lo sa di sicuro, io non lo so. Va bene, ma le ringrazio. No, va bene, penso che io non voglio andare avanti per non togliere il gusto a qualcuno del pubblico di fare domande e di soddisfare magari qualche curiosità. Quindi se qualcuno di voi vuole dire qualcosa, porre qua, ecco, sì, il professor Guidotti, che è un medico famoso di Como. Quindi. Famoso per niente. Buonasera e grazie. Serpeggia una certa delusione in aula, ma secondo me perché tutto sommato lei è una persona a basso rischio. Diverso sarebbe se fossimo qui a parlare di un trentenne con una fortissima predisposizione oncologica. A proposito di lei, la invito a questo punto a stare attento ai traumi e ai virus, perché di tutto il resto mi sembra che di rischio ne abbia pochissimo, ma è ovviamente una battuta. Qual è secondo lei in futuro il ruolo che il medico adesso sembrerebbe molto importante, ma fra 10, 20, 30 anni non crede che potrà essere molto ridimensionato il ruolo del medico, perché tutto sommato uno va
a fare la sua analisi genetica, scopre quello che deve scoprire e se la vede direttamente col farmacista, faccio un esempio per banalizzare. E ancora, crede che questa analisi su larga scala farà esplodere il Servizio Sanitario Nazionale o lo migliorerà, visto che la gente sarà portata a fare più prevenzione e migliorare lo stile di vita? Dunque, tre cose. Primo, mi dispiace che serpeggi una certa delusione in aula, speravo di no. Secondo, certo, il medico, non lo so, può darsi anche che il medico possa sparire. Non sono in grado di prevedere che cosa succede tra 20 anni. Terzo, io credo che quando i costi saranno molto bassi, proprio per la ragione che diceva lei, che si può fare prevenzione, i costi del Servizio Sanitario Nazionale si ridurranno drammaticamente. Immaginiamo che uno abbia un rischio oncologico a 30 anni, fa regolarmente la colonoscopia, lei sa meglio di me che cambia tutto. E questo vale per certi tumori del polmone, vale certamente per il tumore della mammella. Quanto il DNA contribuisca o quanto non sia meglio vedere che casi ci sono in casa di tumore della mammella, questo è tutto aperto. Però certo che queste conoscenze ci fanno intravedere delle cose che non avremmo neanche lontanamente immaginato, e penso che per il Servizio Sanitario Nazionale questo rappresenti un risparmio. D'altra parte, il vero problema per il Servizio Sanitario Nazionale in questo momento è il costo dei farmaci. Abbiamo dei farmaci straordinari che costano una quantità di soldi tali, non so, se noi potessimo dare a tutti quelli che hanno l'epatite C un nuovo farmaco che abbiamo a disposizione da poco, esauriremmo nel giro di 6 mesi il 50% del budget di tutto il Servizio Sanitario Nazionale. Quindi il vero problema per il Servizio Sanitario Nazionale è un paradosso, è che abbiamo dei farmaci molto potenti, non pensavamo neanche minimamente 10 anni fa di avere a disposizione cose di questo tipo, che però costano troppo, e quindi lì il problema è quello di rapportarsi con l'industria, perché non pensi che il farmaco può essere venduto al massimo prezzo che si può spuntare, quello è un altro discorso, ma insomma non credo che il DNA sposti tanto di fronte a queste enormi sfide che ha davanti il Servizio Sanitario Nazionale. Sì, grazie. Volevo, magari in attesa di un'altra domanda, volevo chiederle se ci parla di un'altra cosa, perché dovete sapere, a parte che è un'autorità scientifica mondiale, il professor Remuzzi, ma si occupa di fare prevenzione nel suo campo, al di là del DNA intendo, cioè, quindi se ci parla del progetto 025 che ha lanciato e che è meritorio, insomma. Beh, io mi occupo di malattie del rene e quello che succede è che nel mondo ci sono 1.600.000 persone che ogni anno muoiono di AIDS, e questo lo sapete tutti. E quindi c'è un grande impegno da parte dell'opinione pubblica, da parte dell'industria del farmaco, che ha fatto degli sforzi per portare gratuitamente questi farmaci in Africa. Quello che nessuno di voi sa è che ci sono anche 1.700.000 persone, e sono soprattutto bambini e donne giovani vicino al parto, che muoiono in Italia di insufficienza renale acuta, scusate, nel mondo. E questa è una cosa che per noi che facciamo questo mestiere è un dramma, perché tutti questi bambini, tutte queste donne giovani potrebbero non morire se solo ci fosse la stessa possibilità di curarsi che c'è qua. Quindi un bambino che nasce in Uganda o in Bangladesh muore, se nascesse qua avrebbe una vita normale, perché l'insufficienza renale acuta funziona in modo che se uno sostituisce la funzione del rene con la dialisi, c'è una forma di dialisi molto semplice per poche settimane, poi il rene si ripara e torna a funzionare normalmente e questa persona avrà una vita normale per tutta la vita. Quindi noi semplicemente abbiamo pensato, quando io sono diventato presidente della Società Internazionale di Nefrologia, che non fosse giusto, cioè che fosse parte dei diritti umani che questi bambini non muoiano. E allora stiamo facendo un grosso sforzo perché per il 2025 tutte le persone la cui insufficienza renale acuta può essere trattata non debbano morire. E è uno sforzo di tutti i nefrologi del mondo molto faticoso, però insomma incominciamo ad avere i primi risultati. Ci tenevo che parlasse di questa cosa perché mi sembra veramente molto molto bella, ed è bello che sia un italiano ad averla lanciata a livello mondiale, perché appunto spesso parliamo male di noi, ma insomma abbiamo anche delle persone che rappresentano l'Italia e ne fanno onore in tutto il mondo. Lascio la parola adesso a qualcuno dell'aula.
Io ho una curiosità, forse sono solo io che non ho capito, ma l'obiettivo dal momento in cui c'è la mappatura genetica così precisa, l'obiettivo dello scienziato è anche quello di andare a intervenire direttamente sul gene nel momento in cui trovo un'anomalia, oppure appunto è solo, cioè a quello non ci si può arrivare, cioè l'obiettivo è comunque conosco quali sono i miei fattori di rischio e intervengo sui fattori di rischio, oppure posso andare ad intervenire anche sul DNA? Si può intervenire sul DNA, ci sono delle malattie, per esempio c'è una forma di immunodeficienza che sono questi bambini che vivono in una bolla, si dice, no? Perché non possono avere contatti con l'esterno, perché hanno un sistema immune a cui manca un enzima che non gli consente di difendersi attraverso la produzione di globuli bianchi normali dalle infezioni. E questo, modificando il gene alterato nel midollo osseo, che è la sede della formazione dei globuli bianchi e dei globuli rossi, può diventare un bambino normale. E questo è stato fatto prima negli animali e funziona, e recentemente è stato fatto proprio a Milano in un certo numero di bambini, e all'inizio sembrava che si dovesse continuare comunque a fare la terapia sostitutiva, cioè somministrare l'enzima che era difettoso. Adesso si comincia a capire che questa modificazione, questo essere intervenuti sul gene, consente a questi bambini di avere una vita normale. E se questo si può fare per quella malattia lì, si può fare per tante altre malattie. È più facile con le malattie per cui si può manipolare il midollo osseo, perché il midollo osseo lo puoi prelevare, come si fa per il trapianto di midollo, modificarlo in vitro, cioè in laboratorio, e poi riniettarlo esattamente come si fa col trapianto di midollo. Per le altre malattie dove l'alterazione genetica non è in un gene che si esprime prevalentemente nei globuli bianchi o nei globuli rossi, è più difficile, però è una strada che si può percorrere e si potrà percorrere. Per esempio, una possibilità è di intervenire a livello di blastocisti. Uno può modificare, uno sa che una blastocisti, cioè nelle prime fasi dello sviluppo, l'embrione ha un'anomalia genetica e può essere modificato con delle cellule embrionali che uno può ottenere non da un embrione ma da cellule adulte che ritornano allo stato embrionale. E questo è una cosa che noi stiamo sperimentando, è possibile, non lo sperimentiamo nell'uomo naturalmente, ma è esattamente la cosa che un giorno si potrà fare, non so tra quanto, ma si potrà fare. Sì, grazie. La domanda era di Anna Campanello, che è una giornalista, quindi se ricordo. Ci sono altre domande, prego. Innanzitutto devo dire che è un po' consolante, perché qualcuno scriveva che quando nasciamo incominciamo a morire, lei ci ha detto che quando nasciamo incominciamo ad ammalarci, speriamo che nel futuro, quando nasciamo, incominciamo a guarire, insomma. Però volevo chiederle, innanzitutto, la scienza molto spesso è partita con delle affermazioni che, parlo sul piano storico, che naturalmente non mi rifiuto, io sono un ignorante in materia, quindi non mi permetto, arrivando a conclusioni che dovevano essere perfettamente, scientificamente dimostrabili, insomma, no? Mi chiedo, quanto di quello a cui si è pervenuto finora nel campo di questi studi è certo, oppure è ancora in prospettiva modificabile e, per dirlo in un termine un po' filosofico, falsificabile? Un'altra cosa che mi interessava sapere, lei ne ha accennato, è l'influenza che ha l'ambiente, perché lei diceva la storia della famiglia, l'alimentazione, la cura, ma l'ambiente quanto può incidere nei fattori che determinano poi la malattia, eccetera? Perché lei ricorderà che qualche anno fa sui giornali era comparsa la notizia che sul lago di Garda a Limone c'erano degli ultracentenari in misura percentualmente molto elevata rispetto a quello che si riscontrava dalle altre parti. Ecco, lei ha già detto prima che il DNA, il genoma interviene per il 20%, adesso io non ricordo esattamente, quindi ecco, la mia domanda comunque era, l'ambiente quanto può condizionare il formarsi delle malattie, lo sviluppo delle malattie, eccetera, per quanto sappiamo oggi a livello di scienza?
Grazie. Lei mi ha chiesto tante cose, allora dimentico tutte le cose di prima e mi concentro su questa, giusto? L'ambiente influisce moltissimo. Noi, lei ha detto, è una bella notizia perché dicono che quando nasciamo cominciamo a morire. In realtà il nostro organismo non è fatto per morire, è fatto per sopravvivere. Solo che non è abbastanza robusto i nostri organi, i nostri tessuti, per sopravvivere indefinitamente. Quindi noi siamo programmati per sopravvivere, non per morire. Il problema è che il nostro DNA, i nostri geni, non sono tanto interessati a noi. Sono interessati al fatto che noi possiamo trasmettere questi geni ai nostri discendenti, ai nostri figli. Quindi per il nostro genoma, quando noi abbiamo dei figli, il lavoro è finito, perché la fatica di dover riparare tutti i danni che si creano, specialmente quando arriviamo in età avanzata, è tale per cui non vale la pena di farlo. Ma se lo si facesse, e in qualche caso succede, e noi potremmo vivere davvero tanto. E qui c'è il problema che ha detto lei prima. Quanto influisce l'ambiente? L'ambiente influisce moltissimo. Per ambiente intendiamo, per esempio, abitudini alimentari e tutto quello che ha a che vedere con le abitudini di vita. C'è un'isola, e è una cosa molto simile, il limone nel Garda è un problema di colesterolo, e quindi questi non muoiono di malattie cardiovascolari, perché hanno una lipoproteina che trasporta il colesterolo, che è fatta in modo tale che non c'è deposizione di colesterolo nelle arterie. Siccome la maggior parte delle malattie sono malattie cardiovascolari, la prima causa di morte non sono i tumori, ma sono le malattie cardiovascolari, se uno non ha deposizione di colesterolo nelle arterie, muore molto dopo. C'è un'isola greca che si chiama Icaria. In questa isola c'era un bellissimo articolo del New York Times di 2 anni fa, la isola dove le persone hanno dimenticato di morire. Lì ci sono novantenni e persone che hanno 100 anni, che non è semplicemente che hanno 90 anni o 100, ma stanno bene a 100 anni, fanno un sacco di cose. Allora, da che cosa dipende? Probabilmente dall'aria, dall'acqua, ma dipende dal fatto che lì le persone camminano, tutti hanno l'orto, mangiano una dieta davvero mediterranea perché è fatta di olio d'oliva, formaggio di capra, pane, legumi, quelli dell'orto, vegetali, quelli dell'orto. Non hanno l'orologio, quei pochi orologi che ci sono non funzionano. Tu inviti uno a pranzo, può darsi che arrivi alle mezzogiorno, all'1, alle 2, ma anche alle 6. Dormono un po' al pomeriggio. E questa gente qui, certo, noi non possiamo fare così a Milano, a New York o a Parigi, però quello risponde alla sua domanda. Quanto è importante l'ambiente? È importantissimo. Questi qui vivono fino a 100 anni, ma non è quello l'obiettivo, secondo me, che noi dobbiamo avere. Non è quello di vivere a lungo. Io voglio arrivare a 120 anni, perché è un disastro arrivare a 120 anni. Dopo gli 86 anni si comincia a star male. E allora non è che è neanche tanto conveniente vivere in quelle condizioni lì. Questi qui arrivano a quell'età lì e stanno bene. Però qual è il segreto? Che hanno queste abitudini di vita da quando nascono. Perché tutti fanno così in quest'isola qua, un'isola abbastanza chiusa, poi c'è un sacco di vento, no? Sono persone che non hanno tanti contatti con le altre isole, con Atene. E allora, questo vuol dire che potremmo arrivare così anche noi, ma da noi cosa succede? Che uno a 50 anni, 60, comincia a avere un po' di problemi, allora dice, devo diminuire di peso, devo muovermi di più, devo mangiare la frutta. Questi lo fanno naturalmente perché è il loro abitudine di vita, quindi l'ambiente, dopo 2 ore che sono nati. E quindi noi siamo programmati per essere così. Siamo noi che abbiamo delle abitudini che condizionano una serie di malattie. Quindi l'ambiente conta tantissimo. No, però aspetti solo un secondo. La prima domanda, magari me la ricordo io, no, era sul fatto di quanto è, come dire, attendibile la conoscenza medica, scientifica che abbiamo oggi. Nel senso, lui diceva, nel corso della storia ci sono state delle teorie scientifiche, anche delle tecniche scientifiche, che comunque delle conoscenze che si ritenevano assolutamente valide, e che poi nel corso dei secoli si è dimostrato che purtroppo erano o delle panzane o purtroppo delle opinioni così, insomma, abbastanza campate in aria. Allora mi chiedeva, quanto siamo sicuri che quello che oggi conosciamo anche sul campo del DNA sia
sopravviva, diciamo, alla prova di falsificazione della storia e delle ricerche successive? Ma in realtà noi non siamo sicuri di niente. E se c'è una cosa che ha la scienza è che funziona per approssimazioni successive. Noi continuiamo a sbagliare, continuiamo a imparare dagli sbagli, e la scienza è una cosa che è in continua modificazione. L'unica cosa che ha la scienza, al contrario di altre manifestazioni dell'uomo, è che la scienza va avanti attraverso prove che sono relative alle conoscenze che abbiamo, agli strumenti che abbiamo, di quello che noi vogliamo dimostrare. Quindi noi vogliamo dimostrare una teoria, questa teoria diventa una teoria condivisa dagli altri se siamo capaci di provarla. E il lavoro degli altri ricercatori è quello di confermare o di smentire quello che noi abbiamo trovato. E la scienza va avanti così, quindi, ma tutta la scienza, non c'è niente di assoluto nella scienza. E in questo momento abbiamo queste conoscenze, però, insomma, se voi guardate a quello che facciamo oggi in rapporto a quello che si faceva soltanto 5 anni fa, in termini di impatto sulla salute dell'uomo, è impressionante. Sì, infatti, volevo dire che, se ricordo bene, c'è una frase, credo sia di Karl Popper, che diceva che la scienza si nutre di errori. Certo. No? Quindi, come dire, che è ovvio che tutta la conoscenza scientifica è, tra virgolette, non possiamo dire forse relativa, ma è provvisoria, proprio perché è valida una teoria finché non arriva un'altra che ne prova che non è falsa o che non risponde a tutti i requisiti. Quindi la scienza si nutre di errori e dobbiamo essere pronti anche magari non so, che fra 100 anni noi non ci saremo magari, nonostante il professore dica che siamo nati per sopravvivere, ma magari fra 100 anni diranno che la teoria del DNA ci siamo sbagliati, quello che c'è scritto nei geni sì c'entra, però non è, magari c'entrano molte altre cose, ecco, non so. Ci sono state teorie mediche anche importanti che hanno condizionato interi periodi della storia dell'uomo che poi purtroppo non erano. Però quello che credo sia importante sotto tu hai fatto vedere all'inizio, sì. Da 32 sì, 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 no, però credo che io partirei ancora prima, perché però credo che il professore ha ragione nel dire una cosa importantissima, e che nella medicina, come nel resto del campo della conoscenza umana, quello che conta è il metodo scientifico. Quindi sì, però non è così, il problema è impostato in modo un po'... non è veramente così. Cioè, un conto è che la scienza non ha certezze e continua a evolvere. Un conto è che le cose che sappiamo le sappiamo, che il sistema nervoso centrale funziona così. Poi ci sono tante altre cose che ci mancano. Che noi abbiamo un certo numero di cromosomi, e che in questi cromosomi ci sono questi geni, e che questi geni fanno questa funzione, è acquisito. Il problema è che di quello che si può sapere dallo studio del DNA noi sappiamo una piccola cosa. Non è che tra 10 anni dicono queste conoscenze, le conoscenze che sono acquisite. Noi tutto quello che sappiamo sulla funzione delle cellule, ed è tantissimo, è una conoscenza acquisita che non sarà messa in discussione nei prossimi anni. È una conoscenza incompleta, è una conoscenza in divenire. Poi la questione della falsificazione. Nella scienza ci sono quelli che imbrogliano, come esattamente come ci sono nei giornalisti, nei quelli delle banche, nei giudici, negli avvocati. Anche un po' in politica. Non parliamo in politica, ma non è che siccome c'è uno nella scienza che imbroglia è la scienza. No? La scienza è una cosa, le persone che fanno la scienza sono di tutti i tipi, ma questo vale per tutti. Anzi, nella scienza ci sono molti controlli che nelle altre attività dell'uomo non ci sono, perché quando noi mandiamo un lavoro per essere pubblicato non è che viene preso così, viene vagliato da persone che rivedono tutti i metodi, che mettono in discussione tutto, che ti chiedono 100 milioni di cose, e quindi prima che un lavoro venga pubblicato, cioè diventi una cosa acquisita, è una strada lunghissima, e questo tipo di controllo che c'è nella scienza non c'è nella maggior parte delle altre attività dell'uomo. Sì, ha perfettamente ragione. Allora, visto che sottolineava l'importanza delle pubblicazioni scientifiche, ne approfitto per ricordarvi che il professor Remuzzi è autore di articoli, ricerche, pubblicazioni scientifiche che corrisponde al numero di 1220. Vabbè, il numero... Questo per darvi l'idea di chi avete davanti. Cosa c'è scritto, ecco, no. Il numero non vuol dire, insomma. No, per dire che avete davanti.
C'era un'altra domanda, mi sembra. Io penso che la scoperta del DNA sia stata fondamentale da Watson e Crick in poi, e ci credo molto, e stasera è molto interessante. Volevo fare due domande. La prima è il campione. Mi ha un po' colpito, addirittura quasi pensavo su una battuta, che i riferimenti si fanno soltanto a un campione di 1000 persone, tra virgolette, sane, cosiddette sane, in cui è interessante capire come sono state chieste, individuate. Mi sembrano poche, ecco, come elemento di riferimento. La seconda è legata naturalmente alla possibilità di questa mappatura del genoma di fare anche della prevenzione, non ovviamente la parte della ricerca scientifica che deve andare avanti comunque. E ci sono malattie, il tumore del colon per esempio, come fattore di rischio, per cui poi mi sottopongo a numerosi controlli di, a questo punto, semplicemente di prevenzione secondaria, diagnosi precoce. Probabilmente è chiaro che quello che si è detto prima, la prevenzione primaria, vivere sull'isola greca sarebbe... ecco. Però bisogna essere nati lì, Se uno va lì a 60 anni non funziona. Troppo tardi. Ad esempio, ecco, infatti volevo farle poi una seconda domanda con questa malattia. Ad esempio, siccome io sono un po' stressato e un po' ansioso, l'amico cardiologo mi ha consigliato di prendere il beta bloccante senza fare nessun test genetico. Con il risultato che a me non piace tanto, quando devo fare delle passeggiate in montagna, salto, perché sennò mi riduce la potenza in salita e quindi ne faccio un uso un po', come dire, ballerino. Invece, parlando di prevenzione genoma, a un paziente che, un giovane paziente che ha uno zio, sia paterno che materno, col Parkinson, quindi una malattia difficilmente preventivabile. E il genoma può aiutare, può aiutare a essere più consapevoli, a vivere meglio, o è solo fattore di ansia? Ecco, lei, io a questo paziente dovrei consigliare di fare il genoma o di non pensarci e di sperare che la statistica lo aiuti? Grazie. Beh, dipende, i pazienti non sono tutti uguali. Voi sapete per esempio che ci sono degli ammalati che di fronte, per esempio, un tumore vogliono sapere tutto. Ci sono degli ammalati che preferiscono non sapere, anche se capiscono. Io per esempio non sono d'accordo sul fatto che ai malati bisogna sempre per forza dire tutto, lei ha 6 mesi di vita, a me quelle cose lì non piacciono. Io penso che i malati devono stabilire con te un rapporto tale per cui tu devi riuscire a capire fino a che punto ti puoi spingere. Che non dico non far capire al malato che le cose possono anche mettersi male, ma togliere la speranza, come si fa in America al 100%, sempre e comunque, io penso che sia sbagliato. Ci sono invece dei malati che per tantissime ragioni vogliono sapere esattamente come stanno le cose, perché hanno delle cose da sistemare. Quindi questo è un esempio per dire, di fronte a uno che ha una familiarità per il Parkinson, bisogna suggerire di fare un'analisi che gli consenta di trovare quali sono i geni che predispongono al Parkinson, oppure meglio consigliargli di no perché si crea ansia. La domanda è posta molto bene. E dipende da chi è. Bisogna parlargli, bisogna sentire, bisogna capire. Molti malati dicono faccia lei, io non voglio sapere niente. Altri malati invece vogliono sapere, vogliono avere... Quindi lì è la stessa cosa. È una cosa da discutere. Il problema è che il nostro compito di medici non è tanto quello di dire al malato cosa deve fare, ma è quello di spiegare al malato le opportunità che ci sono e le possibili soluzioni. Poi, secondo me, non sono io che deve scegliere, è il malato che deve scegliere, io posso aiutare nella scelta, ma il mio aiuto nella scelta deve essere soprattutto quello di renderlo consapevole delle possibilità che ci sono, di guarire o di non guarire o di migliorare. E certo, se uno ha un'evidenza, oltre che familiare, anche genetica, della presenza di un Parkinson, può... Il Parkinson è un esempio un po' difficile da trattare, perché non è una malattia che poi, anche se sai che ce l'hai, riesci a curare. Però si possono fare determinate cose che favoriscono il fatto che la manifestazione non sia così drammatica. E quindi questo, in un certo senso, può essere utile. Bene, se non ci sono domande, ne farei ancora una, però, perché approfitterei del fatto che abbiamo qui
questo un luminare. Dei 1220 e passa articoli, pubblicazioni scientifiche, parecchi li ha dedicati a un tema di cui so, essendo presidente internazionale della Società Internazionale di Nefrologia, il tema è quello del rene. Mi incuriosiva questo aspetto, che devo dire un po' già da bambino, voglio dire, credo un po' tutti i bambini abbiano visto, no? L'idea che, ad esempio, quando si taglia la coda a una lucertola, poi si ricresce, no? E questa cosa che c'è nell'uomo, limitata purtroppo, pare, credo al fegato, forse al rene, ecco. Ecco, lei ha studiato questa capacità rigenerante, autorigenerante sostanzialmente, o riparante, autoriparante del rene. Come mai, secondo lei, solo in questo limitato organismo, solo in questo organismo abbiamo io direi il creatore, ma lei magari non lo dice, però per come mai soltanto per questa parte nel nostro DNA c'è l'informazione per rigenerarsi o per autoguarire, e non in altri? Ma il rene in realtà non si rigenera. Noi abbiamo trovato che nel rene però ci sono delle cellule staminali che sono in grado di riparare le lesioni. Il problema è che molto spesso quelle cellule vanno lì con l'obiettivo buono di riparare una determinata lesione, però c'è un eccesso di zelo, riparano troppo e creano delle situazioni di danno. E quindi noi stiamo cercando di capire come si può insegnare a queste cellule staminali, che probabilmente riparano il nostro rene giorno per giorno. Noi giorno per giorno perdiamo alcune cellule e quelle cellule staminali che sono lì lo riparano. Quando però c'è un danno molto forte, allora c'è uno stimolo rigenerativo così importante che queste cellule proliferano, diventano tante e quindi creano degli altri problemi. Stiamo cercando di capire come si riesce a ottenere da queste cellule che facciano il loro lavoro di essere favorevoli senza produrre danni. Il fegato si rigenera invece in un modo molto importante quando si toglie una parte di fegato o quando si trapianta, per esempio, ai bambini soltanto mezzo fegato, dopo un po' il fegato. Questa è una domanda molto bella, la risposta è che non lo sappiamo bene, ci sono dei fattori di crescita per le cellule del fegato, come ci sono quelle per il sistema nervoso centrale. Montalcini ha preso il premio Nobel per essere stata la prima che ha trovato un fattore di crescita del sistema nervoso, che sono diversi nei diversi organi. E quindi le cellule del fegato producono determinati fattori che sono in grado di ricreare una parte dell'organo. Questo non succede con nessun altro organo. Non è che se uno taglia metà pancreas, quello ricresce, o metà rene, quello ricresce. Capire questi meccanismi può essere anche il modo per risolvere il problema che abbiamo noi nel rene, per capire come orientare queste cellule ad essere utili anziché dannose. Però sono tutte cose che, come dice lei, non sappiamo ancora e dobbiamo studiare. Grazie. Altre domande? Se non ci sono, visto che siamo già quasi alle 10:30, possiamo anche chiudere qui. Con una considerazione finale, se permettete, poi lascio i saluti, e naturalmente noi, questa, che devo dire, l'incontro è stato per me interessantissimo. Ho capito che dal DNA possiamo sapere tante cose in più dell'uomo per migliorare la sua qualità della vita, per migliorare la capacità di guarigione, di prevenzione anche, però anche da quello che ha detto lei ho capito che molto dipende probabilmente dall'approccio mentale di ciascuno di noi. E però alla fine di tutto questo io me ne vado con una convinzione che avevo prima di venire qui e che me la porto ancora via, e cioè che nonostante tutte le conoscenze che potremmo avere dell'uomo, del suo DNA e di tutto il resto, l'uomo resterà comunque sempre un mistero, ed è questo il grande fascino della vita. Certo. Tutto rimane un mistero, anche come mai le piante cadono le foglie e poi dopo c'è la primavera e nascono queste foglie, è una cosa incredibile, no? Vedete un bosco tutto spoglio e poi diventa tutto verde. Sì, è un mistero, certo. Sappiamo pochissimo rispetto a quello che c'è da sapere. Va bene, sì. Grazie. Grazie, allora. Buonasera. Grazie al professor Remuzzi e grazie a tutti voi per la partecipazione.